CIGEP 2023 continua, ci troviamo allo stand di Molini Dalla Giovanna, uno dei molini più grandi e diffusi in Italia, che quest'anno presenta quattro novità formidabili. Ce li presenta Sabrina Dalla Giovanna, la responsabile commerciale e marketing. Sabrina, benvenuta. Ciao, buongiorno a tutti. Sì, quest'anno la novità di questo SIGEP, di questa 44esima edizione di SIGEP, è PH4. PH4 è la linea di lieviti da pasta madre, ispirata chiaramente, come vedete qui dietro, ai supereroi, perché per noi questi lieviti devono essere i vostri supereroi per aiutarvi nelle vostre lavorazioni. Sono due lieviti attivi e due lieviti inattivi, nello specifico che ve li mostro sono Super Easy, quindi è il nostro lievito attivo in polvere per pane, pizza e piccoli lievitati. Sempre attivo abbiamo il Super Rise per la pizza al piatto. E poi ci sono gli altri due lieviti che sono quelli inattivi e sono Balance Power per la pasticceria e il Tasty Power per il pane e pizza. Quindi tutto quello che è super è attivo, tutto quello che è power è inattivo. Ma non per ultima, o per meno importanza, è la novità invece per quello che sono gli eventi di Molino Dalla Giovanna. Quest'anno avremo un'altra rivoluzione, quindi un altro tour del Mitmassari Revolution 2023 che quest'anno approderà in Spagna. Ecco, e noi avremo modo di chiedere maggiori informazioni su questo tour che sbarca appunto in territorio spagnolo, sia al maestro Iginio Massari sia a Giacomo Pini, l'esperto di Horeca, che tra poco intervisteremo. Sabrina, voi avete davvero una quantità enorme di qualità di farine, siete tra i molini davvero più affermati sul territorio italiano e possiamo dire anche non solo. Avete avuto anche voi un po' di problemi con tutto ciò che è accaduto nell'ultimo anno per via del conflitto ucraino-russo? Allora, nello specifico per quello che è la materia prima, no, perché Molino Dalla Giovanna non ha mai acquistato nell'est Europa. All'85% quello che utilizziamo sono grani italiani e compriamo all'estero, in determinate regioni della Germania, dell'Austria e del Nord America, solo grani che sono sopra i 15-16 di proteine. Quindi per noi non è mai stato un problema l'approvvigionamento della materia prima, quindi non abbiamo mai fatto mancare la farina ai nostri clienti. Tuttavia avete comunque dovuto in qualche modo fronteggiare il problema legato al rincaro dei prezzi della materia prima. Sì, quello sì, assolutamente, perché è chiaro che siamo legati a una borsa merci nazionale che poi chiaramente si lega anche a quelle dell'estero. Venendo a mancare la materia prima dall'est Europa, e nello specifico non solamente il grano alimentare, perché dovete pensare che ci sono 2/3 dei cereali nel mondo sono ad uso mangimistico, quindi mancando, e arriva praticamente tutto da lì, quindi mancando quella parte, chiaramente tutto il mercato si è andato a riversare su quello che era il mercato nazionale o comunque il mercato del grano alimentare, e quindi ha fatto schizzare i prezzi alle stelle. Allora, fermo restando che i vostri grani e le vostre farine sono conosciutissime da tantissimi addetti ai lavori, per tutti coloro che ancora non sono venuti in contatto con Molini Dalla Giovanna, qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui è possibile scrivere per avere maggiori informazioni senza alcun impegno? Allora, per tutto quello che sono le richieste commerciali per il canale professionale, quindi è commerciale@dallagiovanna.it. Sabrina, grazie per la collaborazione. È il momento di incontrare Iginio Massari e Giacomo Pini. Tra pochissimo sta per iniziare il loro show, possiamo dire così? Sì, perché avremo proprio la presentazione, il lancio del Mitmassari Revolution con l'evoluzione del cannoncino.